I casi riguardanti persone che spariscono nel nulla, per loro natura affascinano ed inquietano chiunque. Ma il tutto diventa ancora più spaventoso e misterioso quando queste ultime, poco prima di sparire, registrano video o chiamano la polizia e i loro parenti, rendendoci così partecipi della loro infausta fine. Amber Tuccaro era una ragazza di 20 anni che viveva assieme alla madre e al figlio di un anno a Fort McMurray, una cittadina di Alberta in Canada. Amber era una persona solare che amava viaggiare. Per questo motivo, il 17 agosto del 2010, partì in compagnia del figlio e di un'amica conosciuta qualche settimana prima per fare una vacanza di 2 giorni e visitare la città di Hampton. Il primo giorno trascorse tranquillamente, ma il giorno seguente, ovvero il 18 agosto, avvenne la tragedia. Erano circa le 8 di sera e Amber decise di uscire lasciando il figlio con la sua amica nella stanza del motel in cui alloggiavano. Probabilmente per risparmiare i soldi del taxi, decise di muoversi facendo l'autostop e da quel momento in poi si persero le sue tracce. Il giorno dopo, vedendo che Amber non aveva fatto ritorno al motel, l'amica decise di contattare la mamma della ragazza, la quale esporse immediatamente una denuncia di scomparsa. Quello che stai per ascoltare è un audio rilasciato dalla polizia relativo all'ultima telefonata effettuata da Amber nel giorno della sua scomparsa. La ragazza era al telefono con suo fratello e si trovava in macchina con un uomo sconosciuto. Where are we by? We're just heading south of Beaumont, or north of Beaumont. We're heading north of Beaumont. Yo, where are we going? No, this is a... Are you f***ing kidding me? You better not take me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Okay. Yo, we're not going in the city, are we? No, we're not. Yes. Then where the f*** are these roads going to? The 50th Street. 50th Street, are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50th Street. East, right? East. The road is down. Wow. Questa registrazione è davvero inquietante. Possiamo ascoltare Amber che, a giudicare dal suo tono, capisce di essere in pericolo mentre si rivolge al guidatore chiedendogli informazioni. Inoltre si sente la voce dell'assassino mentre cerca di tranquillizzarla. Stranamente, l'indagine verrà chiusa solo 8 giorni dopo, in quanto alla polizia giunsero delle imprecisate segnalazioni di un avvistamento della donna che quindi fecero supporre che Amber non fosse in pericolo di vita. Grazie però all'insistenza della madre, dopo alcune settimane, l'indagine viene nuovamente aperta. Ciononostante, la situazione resta in fase di stallo a causa dell'apparente mancanza di indizi su cui indagare. Passano 2 anni e il 1 settembre del 2012, in una zona rurale nei pressi di Leduc, vengono trovati i resti scheletrici di Amber. A suscitare la rabbia dei familiari di Amber è il fatto che l'intera faccenda della scomparsa non sia stata trattata in modo professionale dalle autorità competenti, che dopo solo 8 giorni avevano già smesso di indagare. Inoltre, alcuni poliziotti negligenti hanno perso o distrutto accidentalmente gli oggetti personali di Amber che magari avrebbero potuto fornire qualche indizio per la risoluzione del caso. Dopo aver rilasciato la registrazione dell'ultima telefonata di Amber, 3 donne hanno contattato la polizia dichiarando di aver conosciuto la voce del guidatore. Tutte e 3 hanno fatto lo stesso nome. Si tratta di un uomo con alle spalle un passato di violenze sessuali e favoreggiamento alla prostituzione femminile. Tuttavia l'uomo non è mai stato dichiarato dalla polizia come sospetto a livello ufficiale e quindi è stato escluso dalla vicenda. Nel 2020 una persona però cominciò a diffondere alcuni post in rete dichiarando di credere che suo padre fosse l'assassino di Amber. L'uomo è sicuro che suo padre fosse un serial killer responsabile dell'uccisione di molte donne tra il Canada e gli Stati Uniti. La polizia allora decise di seguire questa pista, arrivando ad appurare che le dichiarazioni rilasciate dall'uomo in rete erano inconsistenti. Anche se la teoria di un serial killer è molto probabile in quanto i corpi di altre donne dichiarate scomparse sono state ritrovate nello stesso luogo dove vennero trovati i resti di Amber, ed anche se la voce dell'assassino era stata registrata, al momento il caso è ancora irrisolto. Questo è Brandon Lawson, un uomo di 26 anni che lavora nel campo petrolifero e viveva in Texas con la sua fidanzata di lunga data, la Dessa Lofton. L'uomo lavorava 7 giorni su 7. E questo rendeva scontenta la sua fidanzata, che da sola doveva occuparsi dei 2 figli e della casa. Inoltre, Brandon aveva
da poco ripreso a fare uso di sostanze stupefacenti e quindi i litigi tra i due erano all'ordine del giorno. Dopo l'ennesima sfuriata, Brandon uscì di casa e salì sulla sua Ford F-150 di color argento per andare a casa del padre. Era l'8 agosto del 2013 e da allora non venne mai più ritrovato. A rendere la sua sparizione davvero misteriosa e degna di nota sono gli strani eventi accaduti in quelle poche ore che precedono la sua scomparsa. Circa mezz'ora dopo aver lasciato la sua abitazione, Brandon chiamò suo fratello Kyle per dirgli che era rimasto senza benzina sulla US Route 277 e che qualcuno lo stava seguendo. Così Kyle, dopo aver recuperato una tanica di benzina, si mise in macchina per raggiungere lo più rapidamente possibile. Credeva infatti che il fratello fosse in pericolo. Intorno all'1 del mattino, Brandon chiamò il 911 e questa è la chiamata. Yes, I'm in the middle of the field. It's safe. We're just pushing guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. Got to take it to the woods. Please hurry. Okay, now run that by me. We're not talking to him. Hi, so you ran into him. You ran into him. Okay. Got the first guy. Do you need an ambulance? Yeah, no, I need the cops. Okay. Is anybody hurt? Hello? 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 Dalla voce si intuisce che l'uomo è agitato e spaventato, forse perché c'era davvero qualcuno che lo stava inseguendo. Non è molto chiaro quello che avviene durante la telefonata, ma per alcuni è possibile sentire il rumore degli spari. Purtroppo la telefonata si interrompe bruscamente. Ma dopo 8 minuti dalla chiamata effettuata da Brandon, un altro automobilista chiamò la polizia per informarli che una Ford F-150 di colore argento era fermo lungo la strada e che avrebbe potuto causare un incidente. Dopo la chiamata al 911, Brandon ha continuato a chiamare suo fratello Kyle anche se le chiamate duravano solo pochi secondi a causa della pessima ricezione. Kyle riuscì comunque a capire che suo fratello era spaventato perché i messicani del suo quartiere lo stavano braccando. E a quanto pare stava sanguinando. Kyle gli chiese se avevano usato delle droghe e Brandon rispose di essere pulito. Intorno all'1:10 del mattino Kyle arriva al veicolo di Brandon portando con sé la tanica di benzina, ma del fratello non c'era traccia. Kyle non era solo con lui, c'era anche il vice sceriffo. Dopo alcuni minuti Kyle ricevette una telefonata davvero inquietante da Brandon. L'uomo diceva: «Ti vedo, sono proprio qui. Tu vedi che sto sanguinando? Presto, dammi una mano». Ma sia Kyle che il vice sceriffo non riuscirono ad individuarlo. Nei minuti successivi Kyle chiamò ripetutamente il fratello, ma tutte le chiamate finivano direttamente nella segreteria. Preoccupato dalla situazione che si era venuta a creare, il vice sceriffo contattò altri poliziotti per iniziare una ricerca più approfondita. Con tanto di elicotteri dotati di termocamera e cani molecolari, ma sfortunatamente Brandon sembrava sparito nel nulla senza lasciar traccia. A causa della strana telefonata, c'è chi ipotizza che Brandon avesse fatto uso di droghe che gli hanno causato delle allucinazioni, mentre per altri potrebbe essere rimasto vittima del cartello della droga che opera in Texas. Nel 2022, un gruppo di ricerca trovò delle scarpe e degli indumenti che corrispondevano a quelli indossati da Brandon prima che scomparisse. Ulteriori perlustrazioni nell'area circostante da parte dei Texas Ranger hanno portato al ritrovamento del corpo. Nel 2024 i test del DNA effettuati sui resti purtroppo non sono chiari e al momento nessuno è in grado di dire se si tratti di Brandon o meno. Sembra quindi che questo caso continui ad essere avvolto dal mistero. Il 29 luglio del 2008 Susan Powell, moglie e madre di due figli, decise di documentare i beni presenti in casa sua tramite la registrazione di un video perché aveva paura che le potesse accadere qualcosa di brutto. This is me, July 29, 2008. It is 12:33, mountain time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. Questo video è stato girato su consiglio dell'avvocato della donna. Infatti Susan temeva che il marito Josh potesse tentare di vendere alcuni dei suoi beni più preziosi. Marito e moglie erano ormai ai ferri corti da diversi mesi e la tensione tra i due non faceva che aumentare. This is all stuff bought in a year or less through Home Depot on my credit
Josh bought a lot of stuff and then he had to bankrupt it. And then he bought a little bit more on my credit. There's a nice lamp. These are things to roll wood with. And I had necklaces too. I don't know where those are. I got in a rage, as you can see, and broke this. There's duds and pearls and opals in there. Broke this and threw all my DVDs and made a mess. Because he was angry at me about a year or two back. Susan aveva avviato le pratiche per divorziare dal marito, anche se per motivi economici vivevano ancora insieme e nella stessa casa. Il 6 dicembre del 2009, quasi un anno e mezzo dopo la registrazione del video, Susan andò in chiesa con i suoi figli. In quello stesso giorno, il marito Josh accompagnò i figli Charlie e Briden in campeggio. Anche se era notte fonda e le strade erano coperte di neve a causa di una bufera, Josh disse che Susan preferì rimanere a casa perché era stanca. Il giorno dopo la famiglia e gli amici di Susan ne hanno però denunciato la scomparsa. Quando Josh tornò dal presunto campeggio in compagnia dei suoi figli, venne interrogato dagli agenti, ai quali disse che prima di lasciare la casa notò che Susan stava dormendo tranquillamente sul divano e che non aveva idea di cosa le potesse essere accaduto. La polizia, dopo aver perquisito la casa della coppia, non trovò segni di scasso né di colluttazione. E questo non fece altro che rendere il tutto ancor più strano. All'interno della cassetta di sicurezza di Susan, gli agenti trovarono una sorta di testamento che la donna aveva scritto a mano. Susan affermava che Josh aveva stipulato su di lei una polizza assicurativa sulla vita da $1,000,000 ed inoltre scrisse che se da lì a breve fosse morta, magari non si sarebbe trattato di un incidente. Dopo 10 giorni dalla sua scomparsa, gli investigatori scoprirono che Josh aveva presentato i documenti per prelevare il denaro dal conto pensionistico della donna. E così è stato ufficialmente inserito nella lista dei sospettati. Sia la famiglia che gli amici di Susan riferirono alle autorità che durante le ricerche Josh non sembrava mai mostrare alcuna emozione né un genuino interesse nel ritrovare sua moglie. Purtroppo, nonostante tutti sapessero che Josh fosse coinvolto nella sparizione di Susan, l'uomo non venne mai accusato formalmente della sua scomparsa. Durante le indagini, gli agenti hanno anche interrogato i due bambini. Ma data la giovane età, è stato quasi impossibile ottenere informazioni realmente utili. Infatti, anche se i bambini dicevano che la madre era in macchina con loro durante il tragitto per andare al campeggio, affermarono anche di essere arrivati al campeggio a bordo di un aereo. E per questo motivo le loro dichiarazioni non vennero mai usate come prove per accusare Josh della scomparsa di Susan. Poco dopo, l'uomo e i suoi due figli si trasferirono dallo stato dello Utah a Washington. Gli assistenti sociali però decisero che non era sicuro per Charlie e Briden vivere con il padre, che in quel momento si trovava ancora coinvolto nelle indagini. Così Josh perse la custodia dei figli e le cose divennero ancora più inquietanti. Il 5 febbraio del 2012 un assistente sociale stava accompagnando i due bambini a far visita al padre. Josh poteva incontrare i bambini solo in presenza di un assistente che supervisionasse l'incontro per garantire l'incolumità dei ragazzini. Ma quel giorno Josh chiuse all'assistente sociale fuori da casa e poi decise di eliminare se stesso e i suoi figli, dando fuoco alla casa. Se prima su di lui quindi c'erano solo dei sospetti, ora, con questo ultimo ignobile gesto, l'uomo è come se avesse ammesso di essere stato lui il responsabile della scomparsa di Susan. Il giorno dopo questo tragico evento, la polizia ha iniziato ad indagare sul fratello e sul padre di Josh. Secondo gli agenti, entrambi non avevano detto la verità. Gli agenti pensavano che Michael, il fratello di Josh, avesse aiutato quest'ultimo a nascondere il corpo della donna. Purtroppo gli agenti non poterono mai arrestarlo, poiché anche Michael, proprio come Josh, si tolse la vita nel 2013. Dopo 10 anni, il padre di Susan vinse una causa legale contro lo stato di Washington che ha risarcito l'uomo con $100,000,000. Questo perché al momento della loro morte i due bambini, Charlie e Braden, erano sotto la tutela dello stato di Washington, che si è dimostrato negligente nel proteggerli. Parte del risarcimento è stato donato ad un ente benefico che accoglie e protegge i bambini vittime di violenze domestiche. Dopo circa 15 anni dalla scomparsa di Susan, purtroppo non è ancora stato ritrovato il suo corpo e quel video girato dalla donna per proteggere i suoi beni assume un'aria ancora più inquietante se si considera che magari la donna aveva il sospetto che suo marito avrebbe potuto fare qualcosa di così orribile. Il padre di Susan non si dà per vinto e continua a cercare il corpo della figlia per darle una degna sepoltura. Ebbene amico, questi erano solo alcuni dei casi più strani e pazzeschi di sparizioni inspiegabili.
quale ti ha colpito di più, fammelo sapere con un commento. E se vuoi che pubblichi altri video del genere, non dimenticare di lasciare mi piace a questo contenuto e di iscriverti al canale. Io per oggi ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un nuovo video. Ciao!